Max, Max, forza, alzati, devi fare l'automaster. Oh, alzati e muoviti. Dammi altri 5 minuti, aspetta. Oh, alzati, muoviti, i tuoi iscritti ti aspettano. E va bene, e va bene. Mi alzo, tranquillo. Bentornati, miei cari piloti, in un nuovo... Mi hai fatto male! Parla bene, forza! Ah, è ok. Bentornati, miei cari piloti, in un nuovo ed entusiasmante video di Crash Team Racing Nitro Fueled! E sono ancora io, sì, il vostro carissimo Praxism, a parlarvi. Va bene così adesso? Posso riposarmi? Finisci l'Optomaster prima! Ah, dannazione, ok. E dunque, miei cari piloti, oggi andremo a vedere non una, ma ben due piste in questo singolo video, in modo tale da risultare quanto più conciso possibile nella spiegazione delle stesse. E tali piste non possono essere che per l'appunto gola delle meteore e rovine di Bari. Barin, con la N, scusate. Perciò mettetevi comodi ed andiamo subito ad analizzare la prima pista, che è per l'appunto gola delle meteore. Appena scatterà il verde, ragazzi, cominciate a fare ben due derapate complete sulla destra e subito dopo dirigetevi sulla sinistra facendone altre tre per generare il turbo dello Yellow Fire. Saltate dalla rampa e raggiungete la stradina in alto sulla sinistra prendendo anche la pedana del Sacred Fire. Da essa fate un grosso salto per generare turbo all'impatto una volta che toccherete il terreno. Ma in questo punto non derapate, rimanete dritti e saltate dal dosso, rimanendo ancorati sempre sul lato sinistro per fare cornering. Una volta che avrete saltato dal dosso, quando toccherete terra, cominciate a premere il tasto della derapata e fate due derapate complete sulla sinistra, facendo anche un leggero mid-air dal dosso su. Successivo. Rimanendo sempre sulla sinistra, però attenzione adesso, saltate e direzionatevi sulla parte innevata. Dovrete fare un salto abbastanza grande da generare turbo all'impatto e nel mentre saltare consecutivamente direzionandovi sulla strada senza neve. Derapate ancora una volta sulla sinistra e slanciatevi dall'esatto punto in cui vedete per direzionarvi ancora una volta sulla neve. Saltate di nuovo consecutivamente e tagliare notevolmente questo tratto di strada. Come potete vedere, ragazzoni miei, dove non vi è la neve ci sono tanti piccoli dossi. Se sfrutterete adeguatamente i dossi per darvi lo slancio sulla strada innevata, riuscirete a tagliare velocemente questa sezione di pista. Mi raccomando comunque di non stare troppo tempo sulla neve, poiché essa vi rallenterà. Successivamente ci sarà una cassa che vi attiverà una rampa che, giocando in multigiocatore, dunque vi lancerà contro una cassa di frutti Wumpa. La rampa stessa vi genererà Sacred Fire, ma di norma è sconsigliato prenderla, poiché se avrete mantenuto il turbo fino a questo punto dovrete semplicemente derapare tutto sulla destra per accorciare ulteriormente le curve. Se non avete Sacred Fire potete comunque tentare di prendere la rampa con la cassa di frutti Wumpa quando giocate in multiplayer, anche se vi dico, ragazzi, la rampa è più un malus che un bonus, poiché il più delle volte può capitare che la prendiate male e che quindi vi deceleri quando saltate da essa. Tenete a mente dunque che è sempre meglio lasciarla perdere ed effettuare derapate sulla destra facendo anche un ottimo cornering su quel lato. Subito dopo ci sarà l'unica vera scorciatoia di questa pista. Prendete quella piccola rampa di Sacred Fire e saltate su quella piattaforma per poi risaltare facendo un leggero U-turn sinistro in aria mentre uscirete dalla scorciatoia per accorciare ancora di più la curva. Volete sapere quanto vale tale scorciatoia? Esattamente una stellina. Vi basta saltare e prenderla, non c'è veramente nulla da dire, ragazzi. Più avanti c'è un altro gruppo di pedane di Sacred Fire e poi avrete letteralmente finito la pista, poiché ci sarà il traguardo. Come potete vedere da
dal video, continuate a derapare facendo cornering prima sulla destra e poi sulla sinistra dopo il traguardo. Giocando in multigiocatore inoltre sul lato destro della grande rampa ci sarà una cassa di frutti Goomba, vi consiglio caldamente di prenderla ragazzi nonostante non farete un eccessivo cornering, poiché comunque sia avere 10 frutti Goomba è sempre importante, perciò occhio. Ripercorrete tutta la pista tenendo a mente i consigli che vi ho fornito e andrete sempre alla grande, non c'è proprio nient'altro da dire arrivati a questo punto, vero? Ah, e adesso andiamo nella nostra cara Puglia, volevo dire nelle rovine di Bari. Anche questa è una pista particolarmente corta senza troppi tecnicismi da imparare. Il problema è che ci sono un paio di trappole come quei due maledettissimi robot o pezzi di ferraglia arrugginita messi a fare i lavori forzati. Una zona con l'ennesima palla diabolica da superare per non venire schiacciati con delle pittelle e anche qualche collisione buggata da stare attenti. Sì, una bella vacanza. Quando dovrete iniziare questa pista, ragazzuoli miei, cominciate subito, come sempre, a generare quante più riserve possibili e soprattutto il turbo dello Yellow Fire, facendo ben 3 derapate complete sulla destra. Poi direzionatevi sulla sinistra facendone almeno 2 e quando entrerete nella caverna state attenti al ghiaccio sul terreno. Saltando dalla rampa all'inizio, all'impatto effettuate un altro salto in concatenazione ad un leggero U-turn sinistro e successivamente continuate a saltare dai dossi senza fare U-turn o altro, ma semplicemente sterzando in aria tutto sulla sinistra. All'ultimo dosso all'impatto mettetevi in traiettoria per derapare sulla pedana e fare midair, poi direzionatevi sulla destra e fate una derapata completa poco prima di saltare dal rilievo. Dirigetevi nel fossato, come lo vogliamo chiamare, e attenzione appunto a questa sezione di pista. Qui, prendendo la cassa situata proprio al centro del fossato, attiverete la palla che percorrerà tutta la strada e vi schiaccerà come delle buonissime frittelle. Se volete evitare che ciò accada, e dunque se qualcuno ha lanciato la palla e sta per arrivare verso di voi, dovrete semplicemente mettervi sulla strada in alto a sinistra o a destra. Io vi consiglio comunque quella a sinistra per effettuare cornering, ragazzi. La palla non vi prenderà se passerete in quella strada e quindi andrete avanti sereni. Comunque sia, all'impatto cercate di derapare sulla sinistra e dirigetevi esattamente sullo spigolo della rampa, come state vedendo, in modo tale da effettuare un salto enorme che vi permetterà di generare ancora più turbo all'impatto, nonché fare cornering ed andare ancora più veloce rispetto all'uscita normale da quella strada. Appena toccate terra, ragazzi, non derapate, ma con tutte le riserve che avete fatto, saltate in continuazione dai dossi facendo un cornering tutto sulla destra. Se però non siete sicuri di aver fatto abbastanza riserve, potete semplicemente derapare tutto sulla destra come vedete in questo caso. State attenti agli spigoli dei mattoni a terra, ce ne sono un paio e anche molto sporgenti, li potete notare anche voi. E se li toccate, ragazzi, andrete a farci collisione, vi toglierà sia il turbo che le riserve, dunque state molto attenti al terreno e su cosa andate incontro. Successivamente c'è un altro gruppo di pedane di Sacred Fire, prendetelo e saltate da esse, fate sempre derapate complete sulla destra per fare cornering e all'uscita andate dritti saltando al rilievo per prendere l'unica scorciatoia di rovine di Barin. Questa scorciatoia è prevalentemente semplice da prendere, vi basta saltare al momento giusto e difatti vale solamente 2 stelline. Aspetta, 2 stelline? 2 stelline? Adesso vi direte, perché non una, Praxism? Perché può capitare che la prendiate male saltando troppo presto, oppure che tocchiate i muri invisibili dei muri confinanti per l'appunto, dato che lo spazio sarà strettissimo. Pensate dunque solamente a saltare e stare dritti, ragazzi, con molta molta precisione. Non derapate appena toccherete terra, ma prendete la pedana del Super Sacred Fire. Sì, esiste anche il Super Sacred
Spitfire, ci farò un video a riguardo anche su di esso, non vi preoccupate. Una volta che uscirete dalla scorciatoia sarete arrivati in Man, che non si dica proprio, di fronte al traguardo, ma attenzione. Poco più avanti potrete tagliare ulteriormente sulla destra, come state vedendo, nonostante il robot sia proprio in procinto di andare verso di voi. Ma se riuscirete a passare prima che il robot vi prenda, farete un ottimo cornering da non sottovalutare. Ricordate anche che il successivo robot al secondo giro sarà tutto sulla destra, perciò occhio a quando ci passerete vicino. Le piste sono letteralmente queste, come vedete ragazzi. Vi faccio un ultimo appunto per quanto riguarda le armi e il come stare attenti ad eventuali trappole in pista. Essendo due piste molto corte e lineari, usando le armi possono essere tranquillamente un inferno per l'eccessivo spam. State attenti soprattutto ad eventuali trappole lasciate sulle scorciatoie. Essendo strade molto, ma decisamente molto strette, dovrete prevedere che qualcuno lascerà qualche arma posizionabile come TNT, nitro e boccette, e dovrete essere per forza di cose pronti a schivarle. Venire presi dalle armi risulterà in un grosso svantaggio in multigiocatore, perciò tenete sempre la calma più totale quando giocate, ragazzi, e fateli vedere chi è che comanda. Tutto chiaro, miei cari piloti? Speriamo di sì. Ebbene, anche l'Automaster di Gola delle Meteore e Rovine di Barin è giunto al termine. Se avete problemi o quant'altro in queste due piste, non esitate a scrivermi, ragazzi. Mi raccomando di supportare il canale iscrivendovi e lasciando un mi piace, se il video ovviamente vi è piaciuto, poiché noi adesso ci ribecchiamo ad un prossimo video. Qui è tutto dal vostro carissimo Praxism. Mi raccomando, le trappole nelle scorciatoie di non prenderle, ragazzi. Bella a tutti, miei cari piloti, ci vediamo!